Vuole raccontare di quei giorni? Quello fu il periodo in cui ci furono le grosse morie di pesce della Granada e inoltre, e quindi per cui arrivò in zona anche gli ispettori del Ministero della Sanità, e dove venne fuori anche da più medici in una riunione ospedaliera che c'era stato anche un notevole incremento osservato di malattie tumorali. In che anni? Sto parlando del 1980. E il pretore promosse un'inchiesta e io mi interessai e del rilevamento dei casi di malformazione, istituendo un registro collegato con le PMC di Roma della nostra cattedrale del Sacro, e mi interessai di fare uno studio per tutte le cause di morte a partire dal 1951, periodo preindustriale, immediatamente preindustriale, fino a tutto il 1980. I risultati furono, per quanto riguarda il tumore, furono eclatanti. Pensate che nel quinquennio, vi do solo qualche numero, nel quinquennio 1951-55 ad Augusta moriva per tumore l'8,9% delle persone. Nell'ultimo quinquennio 76-80 la percentuale era salita al 29,9%. E se andiamo a guardare per esempio il tumore del polmone, che era quello che era cresciuto più di tutto, specialmente nei maschi, passava da un'incidenza del 9% nel primo quinquennio al 36,7% nell'ultimo quinquennio, cioè più di 6. A quali fattori ambientali è stato associato? L'inquinamento era spaventoso, era a ruota libera, letteralmente a ruota libera. Non si faceva niente per migliorare gli impianti, per non inquinare. Che tipo di inquinamento? Inquinamento di tutti i tipi, perché lì c'erano tre raffinerie, c'erano tre centrali elettriche, 10 km di territorio, c'era la cementeria, c'era un incendio portuale, c'era la Montedison, che dal punto di vista chimico produceva la qualunque, e quella che inquinava anche più di tutti. Cioè, allora, prendendo questi dati, mi sono nelle condizioni denunziare il presidente della regione, vari assessori alla sanità dell'ambiente, vari assessori provinciali e comunali della provincia, abbiamo sempre, e i sindaci delle aree a rischio che hanno dato le autorizzazioni. Lui poi era un tipo anche molto molto attivo, per esempio io mi ricordo andava nell'industria, si informava su quello che erano le rogne che c'erano lì dentro, andava nell'industria, andava preparato, entrava dentro, faceva, era terrorista, non sceriffo. Fino a quando sono durate le indagini del procuratore Condorelli? No, abbiamo fatto uno studio che è durato anche più di un, insomma alla fine dell'81 i dati ce li avevo in mano. Poi è rimasto ancora per qualche anno e in effetti la situazione ambientale era anche migliorata, e poi gli studi successivi dimostrarono che non c'è una spiegazione logica, cioè senza nessuna spiegazione, però per esempio negli anni 82, 83, 84, poi perché 84 fu l'ultimo anno di distretto, per esempio i dati statistici, poi noi continuavamo a fedare, venga fuori, sarà stato un caso, però la malformazione era diminuita, c'era stato un leggero calo e così è detto. Poi quando andò via lui un'altra volta, loro sono continuati, ora sarà stato un caso, perché sì, non c'è una spiegazione logica, perché i tumori hanno preso in posizione di centro. Posso chiederle che cosa ne pensa del trasferimento che c'è stato? Il trasferimento lui ha sempre negato che fosse dovuto al fatto che rompeva l'anima qui.
pensiamo, non so se lo chiedo, mandarlo a 1200 km di distanza, poi al suo posto chi vanno a mandare? Un pretore che era per Francesco Felici, un'operazione di tumore cerebrale, insomma il giorno e la notte come attività, poveretto anche su condizioni di salute, il giorno e la notte per poter vedere, infatti lì hanno ricominciato a fare tutto quello che volevano. Come si sono concluse poi queste indagini e le vicende processuali? No, sono ancora in corso, credo. Appena è andato via il pretore, a me mi è stato inibito pure di controllare il registro di morte per poter continuare a fare la statistica sulle cause di morte. Bene, come le cambiette abbiamo dovuto nell'89 fare una denuncia a tutti i direttori delle industrie, in maniera che una volta denunziati io ho avuto l'incarico come perito, mi sono potuto ripigliare i registri e continuare altri 10 anni di statistica, perché se no non l'avrei potuto fare. Questo dà un indirizzo di come chi era. E la situazione attuale dell'inquinamento, la bonifica? Non parliamo di bonifiche, di situazioni migliorative, perché non esiste. I tumori alla USTA in questo momento, abbiamo oramai un registro di tumori, sono i più alti, ci sono i valori più alti tra tutti i registri di tumori d'Italia, e che sia che ci sia un rapporto di causa e effetto con l'inquinamento non ci sono ombre di dubbio, che per esempio faccio di dei numeri semplici. Nei maschi per esempio in questo momento abbiamo 608.4 numero di nuovi casi all'anno per 100.000 abitanti. Se voi scendete e andate a Palazzolo, la Credi, per esempio, che è a 30 km per sotto, questo 608 diventa 320.000. E se si sale sopra è la stessa cosa. Allora, nelle donne per esempio il valore è 434 nuovi casi all'anno per 100.000. Se si scende giù il valore scende a 225. Non è che ci siano grossi dubbi sul rapporto di causa e effetto. Lei parla di tumori, ma ci sono anche le malformazioni della nascita, le altre patologie? Sono aumentate fino a toccare, negli ultimi tempi che io ero là a primare all'ospedale, a toccare il 5,8% a fronte del 2, per esempio, è 16 della Sicilia orientale e del 2 è 12 della Sicilia centrale. Perché la Sicilia dal 1980 può fare fronte anche ai registri, è tutto fu messo sotto l'impulso sempre. E non solo, quando io parlo di 5,8%, parlo dei casi che nascono dalla malformazione, non parlo dei casi in totale di malformazione, perché per esempio una recente indagine che ci è stata affidata all'ASL dalla Procura della Repubblica di Siracusa ha messo in evidenza che per esempio l'abortività nella nostra zona è aumentata di 4 volte, l'Augusto è aumentata di 4 volte rispetto alla media nazionale ed è doppia rispetto alla provincia. Un terzo delle situazioni di pregnanza sono dovute praticamente a malformazioni del sistema nervoso centrale. E qual è il motivo di questa malformazione centrale? L'altissimo inquinamento da mercurio e piombo della nostra area. Lei si ricorda com'era la rada prima dell'arrivo del petrolchimico? Sì, io lo ricordo perché io ho 70 anni, ce l'ho, quindi praticamente la ricordo quando c'erano le industrie. Era un paese meraviglioso, era una zona meravigliosa, c'era la marina, c'era l'aviazione, si parlava, c'erano gli idroavanti che entravano lì. La costa che loro hanno occupato era tutta una zona enorme archeologica, dove c'era la città greca di Megariblea, distrutta dai Romani, c'erano tutte queste archeologiche. Pensa, l'hanno distrutta, se ora voi andate là a vedere, in mezzo all'industria c'è un buchetto dove c'è il numero centrale. Quindi a posteriori l'arrivo dell'industrializzazione non è stato un vantaggio? Noi se fossero arrivati loro, se fosse andato verso il turismo, che era quello che io mi ricordo ragazzo, lo spiegavamo quando
quando ero Luciano, però non sono meno. Aspettavamo, oggi là sarebbe una zona meravigliosa, se ce ne sono tanto, con le industrie chimiche che hanno fatto uno sfascio del territorio. Gli studi per esempio che abbiamo fatto sui capelli dimostrano che siamo pieni di minerali pesanti. Il pesce, finanche il pesce pescato a mare, presenta della non solo i bambini bisogna delle malformazioni, anche il pesce pescato a mare presenta malformazioni. E non so se io non ho dei positivi da farvi vedere, ma potrei farvi vedere dei positivi come se il pesce che ha la forma del vertebrale Y, la forma del vertebrale formale, che ha la pinne, le pinne formate, le pinne queste qua supplementari. È come una tragedia di Minamata in Giappone e anche sì, in Italia. Sì, i valori per esempio di mercurio, le donne devono andare avere figli, questo è lo studio che stiamo presentando oggi, dimostra che ha dimostrato i valori del nome che hanno le donne di Augusta sono gli stessi delle donne di Minamata. Gli stessi, identici. Là la media era 0,17 e qui 0,16. Però lì c'è stata una grande presa di responsabilità da parte della politica. Presa di responsabilità.